Ciao vicine, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi consiglio una nuova serie TV che mi è piaciuta particolarmente, nonostante comunque l'argomento non sia particolarmente felice, e si chiama Per Elisa il caso Claps. Come avrete intuito dal titolo, è dedicato a Elisa Claps e alla sua storia. La sua storia io già la conoscevo perché, essendo una fanatica di chi l'ha visto, non potevo non conoscere questa storia, però secondo me è importante questa serie per andare ad approfondire la sua storia, ma soprattutto anche per non dimenticarla. La serie è incentrata ovviamente sulla scomparsa di Elisa Claps, e fin dalle prime ore della sua scomparsa viene fatto un nome, ossia quello di Danilo Restivo. Danilo Restivo è un personaggio un po' particolare perché aveva già dei procedimenti legali contro di lui da altre donne che lo segnalavano come persecutorio, o comunque tagliava capelli, ciocche di capelli sull'autobus, quindi girava sempre con queste forbici proprio per tagliare i capelli, per tagliare queste ciocche, quindi era già conosciuto. Però nonostante questo viene un po' sottovalutata la sua responsabilità e quindi rimane libero per tutta la vicenda fino al ritrovamento di Elisa. E tra l'altro anche la sua famiglia fa di tutto per coprirlo e dichiara sempre di considerarlo innocente, nonostante successivamente si arriverà alla consapevolezza che era lui il responsabile. Elisa Claps rimane una persona scomparsa per ben 30 anni, fino a quando non viene ritrovata sotto il sottotetto della chiesa di Potenza. La chiesa di Potenza è una parte molto importante per questa vicenda, perché è proprio lì che Danilo Restivo ed Elisa si dovevano incontrare il giorno della sua scomparsa. E visto che il suo corpo viene ritrovato lì, si pensa che anche il parroco che gestiva la chiesa sapesse di quello che era accaduto in quella chiesa e che sapesse proprio che Elisa era presente, giaceva nel sottotetto di quella chiesa e non abbia detto nulla, e quindi si pensa che possa essere responsabile, nonostante comunque non sia mai stato legalmente accusato di nulla. E la storia, ovviamente dopo questo il ritrovamento, si arriva tramite il DNA a Restivo e viene arrestato in realtà in Inghilterra, perché anni prima c'era stato un omicidio della vicina di casa irrisolto, e dopo comunque il ritrovamento di Elisa viene associato anche a quel omicidio, e quindi in Inghilterra la polizia lo arresta e adesso sta scontando la sua pena lì. È una storia che comunque fa venire un po' di rabbia, perché ci è voluto ovviamente tanto tempo per trovarla, nonostante comunque si sapesse che era scomparsa da quella chiesa e che aveva quell'incontro con Restivo in quella chiesa. Nessuno è andato controllare la chiesa per vedere se Elisa fosse effettivamente lì, dove poi è stata effettivamente casualmente ritrovata, e quindi si è indagato, diciamo, male e in maniera molto superficiale. E quindi nulla, io spero che andrete a vedere questa serie se non l'avete vista. Ovviamente se l'avete vista fatemi sapere cosa ne pensate voi, e soprattutto cosa ne pensate voi di questa storia. Io per il momento vi saluto e vi mando un bacione. Ciao, beautine!